Il decreto sicurezza ha incassato la fiducia alla Camera, ecco, lei che cosa ne pensa? Soprattutto perché è un decreto sul quale Salvini ha puntato molto, dello stesso che ha detto che lei ha fatto un buon lavoro. Io penso che questo decreto si rovescerà esattamente nel suo opposto, viene definito decreto sicurezza e invece produrrà maggiore insicurezza per due ragioni fondamentali. La prima perché cancellando la protezione umanitaria creerà più illegalità, spingerà verso l'emarginazione pezzi grandi di persone che sono già presenti nel nostro paese e che invece andrebbero integrate, dovrebbero essere integrate. E sappiamo perfettamente che quando si crea illegalità e emarginazione non si produce nuova sicurezza. Il paese che meglio integra è il paese che è meglio capace di garantire il futuro di sicurezza del proprio paese. La seconda scelta particolarmente negativa è quella relativa alla cancellazione dell'accoglienza diffusa, l'acronimo ESPRAR, però sostanzialmente l'accoglienza diffusa, e cioè quello che consente di avere un'accoglienza distribuita equamente sul territorio con piccoli numeri. Ecco, non è una buona giornata per il Paese. Schetti si è ritirato per sostenere Martina, contribuisce a chiarire il quadro congressuale, per lei è una buona notizia, una cattiva notizia? Ma no, mi sembra che se ci sono delle convergenze, tutte le convergenze sono utili. E noi dobbiamo tuttavia fare un congresso che abbia l'obiettivo non di ripiegare il Partito Democratico su se stesso. Il congresso serve a questo, serve a far comprendere che il Partito Democratico è un patrimonio dell'Italia, è qualcosa a cui gli italiani possono rivolgersi per contrastare le politiche nazionalpopuliste, per contrastare l'avventurismo di coloro che hanno portato l'Italia ad una drammatica situazione economica e che oggi non sanno letteralmente che pesci prendere. Ci hanno spiegato che bisognava fare il muro contro l'Europa, hanno fatto perdere miliardi di euro ai risparmiatori italiani e oggi ci spiegano che forse si può trovare un'altra strada. L'unica preoccupazione che hanno è arrivare alle elezioni europee. Noi abbiamo un paese che oggi è ostaggio politico di due formazioni che non cercano altro che il proprio consenso politico. Tecnicamente non è cambiabile lo statuto. Io penso invece che bisogna dire con grande chiarezza che l'obiettivo deve essere che uno dei candidati raggiunga il 51%, perché la mia convinzione è che se nessuno raggiunge il 51% è uno scacco politico per il Partito Democratico. Io lo dico, ho detto con grande chiarezza, io lavorerò perché lo raggiunga io e tuttavia se io non dovessi raggiungerlo preferisco che lo raggiunga un altro dei miei competitori.